Che la forza sia con voi. Due. Ragazzi, ben trovati sul mio canale, io sono Magnus. Finalmente siamo qui su Star Wars Jedi Survivor. Lo giochiamo su PS5. Credo che sia uno dei giochi più attesi di quest'anno. Prima di partire, una cosa fondamentale: ringrazio Magnus per aver acquistato il gioco. Detto questo, partiamo e scrivetemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Allora, dobbiamo scegliere il livello di difficoltà. Lo scorso anno, cioè l'ultima volta quando lo scegliamo, pare che scegliamo Maestro Jedi, che dovrebbe essere quello, modalità storia, che dovrebbe quello più facile. Allora, Jedi dovrebbe essere quello facile per chi ha poca esperienza, per chi vuole un'avventura combattente di moderati, impegnativi, modificabili in qualsiasi momento meno del gioco. Maestro Jedi per chi vuole un'avventura con combattimenti impegnativi e Gran Maestro. Facciamo Maestro Jedi? Facciamo Maestro Jedi, dai. Nuova generazione di Jedi. Cerchiamo un pericoloso fuggitivo. Non è un comune anarchico, ma un devoto al sovversivo ordine Jedi. Guarda lì, una spada laser. Sono stato solo per tanto tempo. Spaventato, temevo scoprissero chi fossi. Cosa fossi? Non sei solo. Ora non più. Ehi, BD1. Sono Cal. Togli il tuo laser dal mio pranzo! Adesso è ora di scoprire chi sono davvero. Non morirai per un paio di scossoni, ragazzo. Merry, giusto? Ho passato anni aspettando di vendicare le mie sorelle. So che cosa vuol dire perdere tutto. Sorelle della notte e Jedi di solito non viaggiano insieme, ma siamo sopravvissuti. Dobbiamo adattarci. Il destino dell'Ordine Jedi è riposto nelle tue mani. La vita ha questo buffo modo di obbligarti a percorrere il tuo sentiero. Esegui Ordine 66. Maestro! No! Ogni Jedi affronta il lato oscuro. Possiamo creare qualcosa di diverso, qualcosa di meglio. Sir ti tradirà! Non puoi fermare l'impero! Grazie al dolore, ora sono più forte! Quanto odio! Il fallimento non è la fine, amico mio. È una tappa fondamentale del cammino. La speranza sopravvivrà sempre in coloro che continuano a combattere. Non dimenticherò mai. Onorerò i tuoi insegnamenti e il tuo sacrificio. Per diritto del Consiglio, Cal Kestis, sorge Cavaliere Jedi. E non dimenticare, fidati solo della forza. E ora dove si va? Thank you.
aumentato un po' la dimensione dei sottotitoli, quindi dovremmo andare meglio. È sempre vabbè, abbiamo già visto qualche cosa, quindi non è che eravamo impreparati. Però. Faremo una deviazione. Lui sono invecchiato. Non mi piace. Attieniti al piano e andrà tutto bene. Mi basta essere pagata. Senti puzza di trappola. Conosco i miei diritti. Tira al largo, altrimenti verrai con noi. Siamo cittadini, non potete trattarci così. Ah sì, chi lo dice? Il livello 2046 ha visto giorni migliori. La guerra costa, qualcuno deve pagare. Salve, sono il senatore Dao Seijan. È già difficile tirare avanti in questa galassia. Non secondo quel che sostiene la propaganda. Sto zitto, prigioniero. Sono queste le fondamenta dell'impero. Ma come possiamo vivere? Sotto la costante. Non mi sembra vero di incontrare un senatore. Ultimamente si mostra poco in pubblico. È una fortuna che per noi sarà un'eccezione. Beh, abbiamo qualcosa che lo farà entrare nelle grazie dell'imperatore. Quattro. Io no. Hanno già controllato il posto di blocco. Nessun problema, agente. Il senatore vuole solo controllare che sia tutto a posto. Possiamo andare. Attenzione. Il livello 2046 è sotto coprifuoco per ordine del senatore Seijan. Seijan. Le strade e trovare rifugio fino al nuovo ordine. I trasgressori saranno arrestati e tenuti in custodia dalle pattuglie di sicurezza. Vieni qui, Jedi. Voi altri dovrete restare qui. No, l'accordo non era questo. Infatti è cambiato. Non questa volta.
Vengo anch'io, o ce ne andiamo? Solo tu, gli altri aspetteranno. Terrorista! Ti lasci chiamare in quel modo? Adesso basta. Allora, dove l'hai trovato? Mercato notturno. Cercava di comprare una casta di bombe elettroprotoniche da un trafficante Chagrian. Come hai fatto ad arrestarlo? Anche i Jedi dormono, come tutti. Quando il senatore ti metterà le mani addosso, vorrai essere morto. Mi piace avere ammiratori. Adesso mi piace l'inquadratura un po' più da vicino, eh. Vieni qua, Jedi. Fatti gli affari tuoi. Infatti sono affari miei. Il prigioniero vuole stare chiuso. Il senatore mi ha chiesto di portarglielo vivo. Respira ancora, o sbaglio? Droidi. Il distretto è sicuro? Sì, senatore. Sarà meglio. I cani di Vader sono ovunque. I Jedi sono merce rara di questi tempi. Che cos'altro mi hai portato? Provvedi al pagamento. È stato un piacere, senatore. Speriamo di avere altre occasioni per fare affari insieme. Il Jedi fuggitivo, Cal Kestis. Ti sei fatto una certa reputazione. Interi arsenali sabotati, rifornimenti interrotti. Sbandierando questa in modo che tutti la vedessero. Il colpo fallito su Norsid. È stata opera tua, vero? Cosa vuoi, senatore? Una confessione? Tanto lo sai già che ho collaborato con Saw Gerrera. Prima di consegnarti all'imperatore, tu mi condurrai dai Jedi superstiti. Non posso. Resto solo io. È inutile resistere. In un modo o nell'altro lo scoprirò. A volte bastano solo poche parole. Ma laggiù sappi che dispongo di ben altri strumenti. O forse potrei usare questa! La spada laser del tuo maestro. Jaro Tapal, un traditore come te. E pensare che le future generazioni si chiederanno cos'è questa cosa. Una reliquia di un ordine corrotto, vittima della sua stessa arroganza. L'arroganza fa sempre molte vittime, senatore. Di certo, l'imperatore non avrà nulla in contrario se ti consegno a pezzi. Cosa? Davvero credevi di potermi catturare? Sul tuo panfilo hai informazioni militari segrete. E me le hai appena consegnate. Grazie, BD. Brucerai per questo! Quella è mia. Ok, attira. Guardate i Jedi! Io sono pronto. Prendetelo, vivo o morto! Tutto qui, senatore. Esci allo scoperto e parliamo. Uccidete l'assassino! Laggiù c'è qualcuno. Muoverti! Non lasciatevi intimidire! Riprovaci con me! Non voglio morire! L'ho sconfitta! Ho fatto bene! Sono l'unico che vuole combattere! Indietro! Oh, e sono indietro! Ah!
Ammazza, quanti ne arrivano? Vabbè, più o meno un po' i comandi l'abbiamo capiti. Curarsi. Così. La forza ancora. Per attirare spingere. Non così in fretta, senatore. Adesso PD. Viene verso di noi. Sta arrivando un po' veloce. Oh, troppo veloce! Reggiti! Tutto a posto. Cose che succedono. Raggiungiamo quel bambino. Questo... è mancato poco, amico. Una delle parti che ho sempre adorato di questo gioco. Raggiungeremo il Panfilo. Sì. Sì. Beh, parte questo che poi... Devo stare attenti perché... parte che è molto veloce anche a camminare, però... Mi sa che vado sopra? Ok. Ci sono sempre percorsi ambigui, però non ci ha dato tante indicazioni anche qua. Grazie. Andiamo, BD. Aia. Speriamo che non ci avete... Che una buona... Mazza, quanti topi. Ok, allora... R2 di qua... Qua che ci sta... Ok, come si apriva... Gli oggetti evidenziati usa la forza. Pazienza, emettitore. Qua non si può fare una mazza. Non si apre. Tu non puoi farci niente, eh? Ok, neanche di qua. Conviene sempre. Dobbiamo trovare quel Panfilo prima dell'impero. E mi sembra giusto. Dove vado giù? Matsuo è sicuro? Vuoi forse disobbedire a un ordine diretto? Figurati, ma abbiamo soldati col jetpack per questo, no? Il distretto è molto posso beccarlo grande. Anche con tipo in silenzio. Ops. Jedi! Non te la sfigo! Basta, morto all'istante. Ah, carina la questione del... Ok, a scansionare, non si poteva scansionare così. Ci la mettiamo dentro. Ok. Non so che informazioni abbia nascosto il senatore, ma spero ne valga la pena. Ah, c'è anche il doppio salto. Non perdi mai già la speranza, vero amico? Ok. Non fa niente. Ma là che c'era? No, niente. Era importante. La scansione non si può fare sempre praticamente, no? Quanto pare no. Ok. Qua non c'è niente. Chissà come mai ci hanno dato già la... Il doppio salto. Vogliamo vedere un attimo se... Ah, la mappa. Porca miseria. Era uno dei talloni d'Achille di questo gioco e vedo che... Vabbè. Lasciamo perdere, la mappa è sempre fantastica, la mappa, altre cose non ce ne stanno. Possiamo visionare i livelli, va bene. Sempre molto bella la mappa. Chissà poi perché, vabbè, esteticamente è sempre bella, però... Possiamo riposarci là... Devo concentrarmi. Eh sì. Tetti, vogliamo capire se... Ecco qua, punti di meditazione. Vabbè, riposare, riparte tutto da capo. Albero delle abilità.
Allora, vediamo se possiamo già... Allora, difesa, spada laser e forza. Un punto di abilità pronto, quindi mi sa che... Mazza quanto è grosso però, eh. Allora, abbiamo questo, penso. Sì. Mantieni per eseguire una stocchiata a lungo raggio. Vabbè. Quindi a distanza così. Vabbè. Partiamo. Non c'è tutta sta differenza. Accedi, sì. Vieni qui, BD1. No, vi scongiuro. Sono un reduce. Ne dubito. Devi sloggiare, ordini del senatore. Ora basta. Fuoco. Ah, sono degli audio praticamente. Cioè, fai a saltare. Sì. Sì. Interruttore, patina. Questo penso che siano tutta roba per... Di là dovremmo andare. Vabbè, evidentemente forse la strada era giusto per prendere e prelevare qualcosa. Ci saremmo voluti anche curare. Forse di qua, eh. Sì. Cosa dobbiamo cercare? Il sospetto è maschio, avvistato al molo 27. E dicono che sia un genio. Continuiamo! Vieni qui e accomodati! Ok, iniziamo già a capire un po' meglio anche come si funziona. Ecco, il sistema di combattimento. Così. Ah, questa si apriva. Ok. Non puoi stare qui. Anche attacco a sorpresa. Ok, Imo. Comunque la forza è impressionante da quel punto di vista, di me. Hanno migliorata tantissimo perché molto più un effetto piacevole. Olomappa sbloccata. Questa l'avevamo già vista pure prima. Quindi non è che ci dai. Le porte gialle conducono ad aree inesplorate. Gli elementi verdi e rossi indicano effettivamente i passaggi disponibili e quelli sbloccati. È possibile modificare questi colori. Vabbè. Ecco il Panfilo, ancora alla deriva. Così ti voglio, BD. Ce la faremo. Dici? Vedo un po' di gente qua. Ti mangiamo qualcosa a fine turno? Certo, io prenderò un turbo dog. Quelli li fanno con scatti di scherzi. Sono soltanto dicerie. Sarà, se andassimo in spagatteria, prendetelo! Andiamo! Un turbo dog? Ok. Beh, adesso è facile perché secondo me si stanno cercando un po' di farci riscaldare, secondo me, eh. Poi dopo ci romperanno tanto le schiave. Sì, li vedo. Per cambiare le stile con la spada laser. Pensiamo, attenzione! Andiamo! Facciamogliela vedere! L'ho perso! Non voglio morire qui! Allora. Lanciami uno sting, dai! Ma no, non mi sono curato, scusami. Si cambiava. Allora. Vediamo un po'. Come lo cambi lo stile? Anziché. Non cambiava lo stile. Mi ha curato. Ho cambiato. Cioè, il tasto non era quello che avevo premuto. Oh, fa niente, dai.
Andiamo avanti con una spada. Eccolo, sparategli. Deve per cambiare il stile con la spada laser. Ancora. È fissato qui. Ok. Ah, ora è tutto chiaro perché in pratica dovevo. Dovevo andare verso destra e verso sinistra. A voi, eh. Eppure moriamo 50 volte, se ne. Ormai dovremmo esserci. Tutto a posto, BD? Non se... guardare giù. Eh no, già siamo schiattati. Peccato, traditore. Perché ci hai messo tanto? Ho dato un'occhiata in giro. Ho visitato la zona. È tanto che non vengo su Coruscant. Grazie, Bod. Dovere, Kestis. Quando ho visto il molo crollare, ho pensato che il colpo sarebbe finito molto presto. Perché rendergli la vita facile? Ah. Dove sono gli altri? Diretti al Panfilo. Ci troveremo lì. Oh, e Bravo ha chiesto il silenzio radio. D'accordo. Mi fido di Bravo. Bravo. Allora, aspetta un attimo che questo va di qua, però questo che roba è? Taglia. Magari per un ritorno. Kubellis staranno morendo di fame. Latoniani affamati. Oh, meglio evitare. Un giorno ti racconterò di quel lavoro su Carida. Quella fabbrica ha fermato il Panfilo. C'è andata bene. Niente cannoniere. C'è lo zampino dei nostri. Non facciamoli aspettare. No, no, aspetta, però voglio capire solo qua. C'è qualcosa che possiamo fare. Faremo attraversare. Guardate intorno. Puoi far reagire Bold. Guardate intorno e trovo. Ok, questo non è che. Ma riesci a buttare giù quella cassa? Posso provarci. Porca. Tutto pronto. Ma è fantastico quello che c'hai, eh. Come facciamo a. Ah, c'ha un jet spettacolare. Quel jetpack è utile. Un giorno ti racconterò come l'ho avuto. No, magari ce lo dai. Allora, qua corri verso. Ecco. Vabbè. Chi ti ha insegnato a muoverti così? Il mio maestro. Quando cadevo, lui mi aiutava a rialzarmi. Allora era un bravo insegnante. Pattuglia di assaltatori. Stanno cercando noi. Meglio noi che il Panfilo, no? Sì, mi sa che dobbiamo andare di qua, però. Sotto c'è qualcosa? No. Ah, che? Ma veramente devo fare il percorso a saltare di qua così? Porca miseria. Notevole. È notevole. A chi serve un jetpack? Ah. Qua non c'è niente, Porca miseria, vediamo un po'. Ma che c'era che si poteva. Vai. Vedi quel cavo? Ci penso io, Kestis. Bravo. Ah, per salire. Però aspetta che qua abbiamo aperto una porta. Ma non vorrei che magari. C'è un jetpack che è qualcosa di strano. Vernice. Ah, tutta roba estetica praticamente. Vabbè. Me l'hai abbassata? Sì. Certo che ce l'avessi pure io sta cosa sarebbe fantastico, eh. Capo che dopo.
Ce la possiamo scambiare. Testi a secchio là sotto. È impossibile aggirarli. Dobbiamo farci largo. Io sono pronto quando tu sei pronto, Kestis. E andiamo. Contatto! Ehi là, gente. Cercate noi. Sono con te, Cal. Bella questa, eh? Non è niente. Un'altra vittima. Colpite il bersaglio. Ok. Sapevo che sarebbe finita così. Aspetta che arrivo. Così imparano. Mica tanto, dobbiamo essere un po' più incisivi, secondo me, eh. Truppe in arrivo. Vogliamoli di sorpresa. Come no? Al tuo segnale. E R1? Mantieni R1, poi premi. Per chiedere a voi di attaccare. Ah, veramente. Ora. Quasi. Qui non si batte la fiacca, calma. Non è il momento di sbagliare. Bene, chi è? Oh, no. La tua occasione. A doppio, bene. Bene, sai combattere. Sì, anche tu. Che fai, sputti? Non parlo binario, BD, ma ho capito. Lavoro di squadra. Sì. Andiamo di qua. Mi piace utilizzare spesso la forza. Comunque anche la parata sembra anche un po' fatta meglio rispetto. Che c'è qua? Mi vedo un po' preoccupato. Il panfilo è laggiù. E ovviamente il ponte è ancora in costruzione. Ok, aspetta che mi guardo un po' intorno. Tanti e vediamo. I cantieri abbandonati con la guerra e tutto il resto. Mi guardo un po' intorno e vediamo se riusciamo. Deve esserci un'altra strada. Ma vediamo. Allora. Proviamo lassù. Smettila di leggermi nel pensiero, Jedi. Fatto. Questa mi sembra la zona di combattimento. Allora di qua abbiamo già dato. Meglio che ci riposiamo un attimo. Arrivo, non abbiamo recuperato niente, quindi potevamo neanche migliorare. Vai. Già, sembra una città fantasma. Coruscant è cambiato molto negli ultimi anni. Ormai è pericoloso anche solo starsene alla mente. Sì. Arriva tranquillo, perché qua sembra che ci sia qualcosa, invece ci sta niente. Ci sono un sacco di zone da esplorare, però sembra che non ci sia niente. Poi a volte invece. Guai in vista. Evitiamo quella pattuglia. Giusto. Nemici nei paraggi. Madonna santa. Ah, odio i droidi sonda. Sì. A chi lo dici? Infatti mi sono accorto che ci hanno anche becchiato. Quindi non ci conviene praticamente. Sarà divertente. Ma questa è una bomba? Prendiamoli tutti. No. Ancora, insisto, Premini rapidamente. Amico, aiutami tu. Ma no, devo stare attento a sti droidi. Ci hanno rotto le palle. Questo mazze quello là, sì. Tipo per saltare, dici? Attacco
Ti sbrighi? Un momento. Allora, premi per rallentare i nemici. Non deve fuggire. Bella sta mossa che abbiamo fatto insieme. Siamo una bella squadra. Più o meno, stavamo schiattando. Lanciami uno steam, amico. Allora, occhio che... Ok, così magari ti può abbattere. Punto abilità, grandi. Sì, almeno lo possiamo far fuori, non dico facilmente, ma... Almeno un po' più semplice. E avevamo un po' di difficoltà con questi, eh. Ok, mi sa che questa si via, infatti. Allora, mi sa che dobbiamo andare là. Credo che BD suggerisca di buttarla giù. Adesso prendo ordini da un droid. Dobbiamo salire lassù. Idee? Ok. E che è sta musica? L'imperatore ha fatto del Tempio Jedi il suo palazzo. Già, sembra essere la specialità dell'impero. Prendere qualcosa che ami e trasformarlo in qualcosa di cui non sopporti neppure la vista. Sì, di là mi sa, sti percorsini, madonna santa. No. Non ce la facciamo. Che mazzo. Dovevamo correre un po' meglio, Da quanto tempo lavori con Saw Gerrera? Non molto, solo qualche lavoretto in giro. Ecco. Sei entrato nelle sue simpatie? Non è facile. No, so fare il mio lavoro e non faccio domande sbagliate. Una combinazione che tende ad aprire molte porte. Ma secondo me perché c'hai... Male, male, molto male. Dove sta la corda? Non c'è sta più la corda. Ok. Allora, vediamo di migliorare sto salto perché effettivamente cioè, si consuma vita proprio senza niente. Potremmo usare quella gru per attraversare il ponte. Gli rivoltiamo contro i loro stessi strumenti. Sì. Ok, allora, questa penso che sia una cosa per abbattere. Vai. Insieme ce la faremo. Fuori un altro. Allora. Abbiamo un punto debole. Per l'impero. Fuoco sulle ecco. Ti permetterò di... Vediamo di non morire perché non abbiamo molta vita, quindi vi ricordo sempre che se schiacchiamo si riparte da dietro a tutto, quindi attenzione. Allora qua scendere e magari c'è qualcosa. Uno steam, amico. Ah ok, qua mi posso un attimo riposare e poi risalire. Vabbè, abbiamo tagliato, diciamo. Allora, vediamo se possiamo, a questo punto direi di fare una bella cosa. Penso che ci possiamo fermare qui per questo episodio. Naturalmente penso che in giornata faremo anche il secondo. Scrivete sotto nei commenti cosa ne pensate. Ci vediamo al prossimo video. Bye!